comincio disegnando la bocca e gli occhi con una matita bianca per occhi. Con il bianco e un pennello comincio a tracciare i denti. Sul dorso della mano creo un colore rosa chiaro per definire le gengive. Riempio tutto l'interno della bocca con il nero. È un'operazione che impiegherà parecchio tempo. Con l'azzurro coloro tutta la faccia, lasciando fuori gli occhi e parte della fronte sopra le sopracciglia. La zona della fronte sopra le sopracciglia la riempio con il giallo. Coloro gli occhi col nero. Con un pennello sottile comincio a tracciare delle linee sopra gli occhi. Sfumo con un ombretto nero. E poi con un ombretto sul verde marcio. Disegno le occhiaie con il nero. Aggiungo del giallo sulle guance e sul mento. Creo tridimensionalità nelle gengive con un rosa più scuro e nel labbro esterno con del nero per fare in modo che le labbra escano ben fuori. Con del blu elettrico disegno delle sfumature sulla fronte, sulla mandibola. Con un pennello sottilissimo creo col nero le linee per gli occhi. Creo una superficie squamosa puntinando col bianco gli zigomi, sotto gli zigomi e la fronte. Per il corpo coloro la parte interna del collo di giallo, più esterno di azzurro e ancora più esterno con il blu e una punta di nero. Sfumo con il blu elettrico, creo delle squame con il bianco e il gioco è fatto. Buon Halloween a tutti!